casa del principe aveva ricordato i misteri dolorosi. Durante mezz'ora altre voci bramiste avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete. Amore, verginità, morte. Piegare il cerchio. Quelle dita d'altronde sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel maneggiare e carezzare, e di ciò si ricordava proprio d'anno Maria Stella, la moglie. Un gattopardo di pietra danzava. Sotto la massa dei capelli color di notte, avvolti in soave ondulazione, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quelli delle statue, e con essi un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca, e recava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Soave di polpastrelli sulle vene pallide del dorso turbava tutto il loro essere, preludeva a più insinuate carezze. Il lungo viaggio.
ricordava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio e il resto. Per un attimo, quella notte, la morte fu di nuovo ai suoi occhi roba per gli altri. Tanto assorto era dei suoi ricordi, che combaciavano così bene con la sensazione presente, che non si accorse che a un certo punto Angelica e lui ballavano soli.